What's up skater, sono Vincent e oggi ti insegnerò a fare backside 180. Credo sia uno dei trick più facili dello skateboarding perché non è nient'altro che un reverse con il pop, o almeno a me ha aiutato a pensarlo così quando lo stavo imparando. Quindi vi sparo il primo consiglio così de botto. Reverse. E poi in mezzo al reverse ci mettete il pop. E vi verrà sempre meglio, sempre più poppato. Chiaro, all'inizio non è bellissimo. Non sarà nemmeno troppo alto, ma imparerete ad alzarlo e farlo sempre meglio. Però questo, almeno personalmente, mi ha aiutato tantissimo a capire come atterrare in switch, come tenerlo, come girarmi e come far funzionare tutto il meccanismo e tutti i movimenti per chiudere backside 180. Proprio per questo motivo non basta saper fare backside revert, ma bisogna anche saper andare in giro, fare un po' di cruising, insomma avere tanta confidenza andando avanti con lo skate, magari anche in switch sarebbe un plus da non poco. Sicuramente saper fare un buon ollie e, perché no, anche pop shove-it, o almeno avere bene in mente come si fa pop shove-it. Questo perché se vorrete chiudere un bel backside 180 ci sono un po' più di cose che entrano in atto oltre a un backside revert con un pop in mezzo. Innanzitutto il foot place. Esattamente come ollie, il piede davanti sta un po' prima delle viti e il piede dietro segue la tavola. Volendo, per aiutarvi, potete provare a spostare il piede dietro un po' avanti, un po' in esterno. Non è necessario, però avere il piede leggermente più avanti ci aiuta quando poppiamo a inclinare la tavola e portarla con noi in modo più semplice. Come per frontside 180, secondo me ci sono tre fasi. La prima è tutta di spalle. La seconda, insieme alla terza, è di bacino e di gambe. Il 90% di questo trick è racchiuso nelle spalle. Se voi non le girate non riuscirete a chiuderlo, vi incarterete, perderete l'equilibrio. È molto importante quindi caricare bene, aprirsi e poi andare a dare un colpo secco e unico di 180 gradi e chiudersi. Questa è la primissima cosa, il primissimo movimento da fare. Ancora prima di poppare io piego le gambe, apro le spalle, quando sono pronto a poppare mi chiudo, arrivato parallelo alla tavola poppo e vedrete che il bacino e le gambe seguiranno automaticamente le spalle ed andranno a chiudersi. Se non vi viene automatico girare tutto il corpo e portare con voi la tavola, potete provare anche a dare una sorta di pop shove-it, o meglio scalciare un po' con la gamba dietro in modo tale da portare con voi la tavola facendo un semicerchio così. Quindi, come vi dicevo, dopo che avete aperto le spalle, avete caricato, avete dato lo slancio, che mi raccomando deve essere una spinta e una rotazione unica, andate a fare un ollie. Quindi sostanzialmente, arrivati a questo punto, andate a poppare e girarvi. Vedete come porto con me i piedi, le gambe? E that's it. Backside 180 secondo me non è nient'altro che questo. Spalle, bacino, ollie e seguire le spalle con le gambe. Fine. La cosa più difficile è prendere confidenza con lo skate e atterrare in switch. Per questo motivo i pesi devono essere sempre centrali alla tavola. Mai troppo avanti, mai troppo indietro. Esattamente come l'ollie, quando poppo il peso è centrale e quando atterro il peso è sempre centrale. E credo sia uno degli errori più comuni di questo trick. Oppure l'altro errore che si fa è non ruotare abbastanza le spalle, quindi non si riesce a completare il movimento. Credo di avervi raccontato tutti i segreti di questo trick. Fatemi sapere se questo video vi è servito con un commentino qua sotto e quale altro trick vorreste vedere nel prossimo tutorial. Peace guys, keep pushing.